contento andare in giro con il barbino e su giù per comprare cartoni a raccattare. Ho passato mezza vita sopra una vecchia da quando ero bambino insieme a mio papà. Noi siamo nati perché adesso i lavoratori hanno fatto un passo verso la città. Noi abbiamo capito che queste fabbriche inquinano e avvelenano. Noi vogliamo che chi ha deciso fino ad oggi per noi prenda la decisione giusta che vada a vantaggio della città e dei lavoratori. Perché queste fabbriche a questa città e a questi lavoratori hanno restituito soltanto veleni, disoccupazione, dissesto, povertà e precarietà. Fatevi un giro, non c'è bisogno che ve lo dica io, lo sapete tutti, anche voi giornalisti. Perché fino ad oggi siamo stati noi le vittime di questo governo, di questa politica, di queste istituzioni che ci hanno ridotto in queste condizioni. Adesso prendessero loro la decisione, ma si tenga conto che qualsiasi decisione che prendono devono avvantaggiare i lavoratori e questa città. Non ci saranno vie d'uscita su questo, ecco perché nasce il comitato, lo sappiano tutti questo, che non ci fermeremo mai. Thank you.
tutta questa città dov'erano? Oggi si parla di questione morale, la Chiesa non vuole più soldi, il sindacato non vuole più soldi, i politici non vogliono più soldi, ci avete distrutto la nostra esistenza e noi non la faremo pagare! Non ha detto di chiudere, non ha detto di chiudere, ha fatto delle prescrizioni per noi e per le nostre famiglie, ha detto devi adeguare gli impianti, devi trovare le risorse per farlo, tu e lo Stato hanno avuto tempo per farlo e se ne sono fregati. Adesso se gli altiforni chiudono non è per colpa della magistratura, è per colpa di Riva che non ha usciti i soldi, è per colpa di Riva. Se questo ha fatto i miliardi è grazie a queste braccia, grazie a queste mani, mentre noi moriamo. Ieri è morto un ragazzo di 28 anni, lavoratore della fabbrica, non lo sapete? 28 anni, 28 anni, abitava ai tamburi, respirava qua e respirava là. Adesso chi lo aiuta a quello? Alla sua famiglia che ci pensa? Alla vostra che ci penserà? I sindacati, sapete cosa hanno detto? Che loro fanno le cause per il risarcimento danni. Per forza, perché prendono le percentuali sulla nostra morte. Prendono i soldi quando siamo vivi e prendono i soldi quando moriamo. Lo sapete? Nel 2007 dovevano fare queste cose. Allora, se non si mettono a posto entro il 2016, non siamo più cittadini europei, perché l'Europa non prevede questo tipo di produzione. Ci sono tecniche per fare l'acciaio,
che in paesi dove hanno investito, dove non c'è uno stato pagliaccio. Questo è uno stato pagliaccio che vive di mani pulite, mentre loro vivono da sceicchi. Noi dobbiamo ancora scegliere se vivere o lavorare. Questa è la vergogna dello Stato italiano. Questo ci stanno dicendo. Ancora li difendiamo? Vogliamo fare gli uomini? Allora andiamo a bloccare la produzione. Questa è la proposta dei lavoratori, quelli veri. Bravo! Quelli veri.